Ancora un atto vandalico nei confronti di una sede della CGIL di Salerno, questa volta a finire nel mirino dei delinquenti, la sede della FILT CGIL. Il segretario Gerardo Arpino ha trovato ieri mattina i locali del sindacato completamente sottosopra, porte divelte e tutto messo a soqquadro. Dopo gli episodi dei mesi scorsi, scrivono in una nota congiunta il segretario provinciale della FILT CGIL Arpino e il segretario generale della Camera del Lavoro Antonio Apadula. Proseguono gli attacchi mirati alle sedi della CGIL. Qualche codardo e vigliacco ha pensato bene di vandalizzare la sede distruggendo ogni cosa che si trovava davanti, procurando ingenti danni. Parliamo di attacco mirato, spiegano, perché nello stesso stabile è ubicata anche la sede della Will Trasporti, che è rimasta fortunatamente indenne da qualsiasi danno. Secondo i sindacalisti si tratta di un atto intimidatorio e dimostrativo, anche perché dalla sede del sindacato non è stato portato via nulla, eppure vi erano diversi oggetti asportabili senza particolari difficoltà. I rappresentanti sindacali rimarcano: quando si colpisce una sede sindacale si vuole colpire un presidio di libertà. Le sedi sono luoghi frequentati dai lavoratori e dalle lavoratrici, quindi l'attacco di ieri è un attacco a tutto il mondo del lavoro e alla democrazia. L'ennesimo vile attacco ad una sede della CGIL di per sé grave, continuano perché richiama purtroppo un obiettivo storico di un avamposto della democrazia che non va affatto sottovalutato. Solidarietà è stata espressa dalle altre sigle sindacali anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Su quanto accaduto indaga la Digos.